Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Underrated Singers. Oggi parleremo di un cantante che si chiama Cuco. Questo cantante mi è stato consigliato da un mio amico nei commenti di un mio video su YouTube. Successivamente questo mio amico mi ha anche parlato in privato di questo cantante e così sono andato a vederlo su YouTube e ho scoperto che effettivamente è un cantante veramente talentuoso. Senza perderci in chiacchiere direi subito di parlare di Cuco. Allora, ho fatto delle ricerche su questo cantante prima di fare questo video perché lo conosco comunque da poco, lo conosco da una settimana e ho scoperto che ha solo 18-19 anni. Tutta la musica che fa è fatta solamente da lui, quindi tutti gli strumenti, tutto il sound e tutte quelle cose sono fatte da lui. E questa è una cosa, a parere mio, degna di nota, perché comunque molte volte quando un cantante è famoso a questa giovane età è perché magari sotto c'è una produzione dietro, invece lui comunque sa come autoprodursi. Cuco è un cantante messicano, da piccolo era molto timido, quindi si chiudeva molto nei videogames e nella musica, e questo ha fatto nascere la sua passione appunto per la musica. Le canzoni di Cuco parlano molto delle sue emozioni. Le sue canzoni hanno un sound molto rilassato, misto a triste, anche se lui nei video musicali è molto ironico e anche scherzoso. Per quanto riguarda lo stile, Cuco non è uno che fa molta attenzione al vestirsi, o almeno credo. Si veste molto, diciamo, casual, felpone largo, delle Vans, dei jeans solitamente corti, almeno da quello che ho potuto vedere. Una cosa molto interessante di Cuco, tornando a parlare della sua musica, è che in alcune canzoni usa anche la tromba, è una cosa abbastanza particolare. I testi per la maggior parte sono in inglese, però in alcuni potete trovare anche delle frasi in spagnolo o insomma un misto delle due lingue, quindi sì, anche questa è una particolarità sua, anche se ho notato che la maggior parte delle canzoni vengono cantate in inglese. Ho deciso di portare questo cantante oggi perché è uno dei chiari esempi che fanno capire che se ci si mette l'impegno in quello che si ama fare si può raggiungere qualunque cosa. Cuco alla fine è un cantante che ha prodotto tutta la sua musica praticamente nella sua cameretta con un computer e qualche strumento, e secondo me questa è una cosa degna di nota. Ok, questo era tutto quello che avevo da dire su Cuco. Come al solito lascio a voi il compito di andare a cercare questo cantante se siete interessati. Se avete qualche cantante che pensate sia talentuoso e che volete vedere in uno di questi episodi, non esitate a scriverlo nei commenti o nei messaggi privati di Instagram, e trovate il link in descrizione. Spero che questo cantante vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, commentate, iscrivetevi cliccando la campanellina e niente, noi come al solito ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.